tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi l'ho promesso, si parla di nuoto. Lo avete visto, purtroppo quest'estate ho sacrificato molto l'allenamento in vasca perché mi sono concentrato sulla mia nuova bicicletta, la dovevo conoscere e soprattutto dovevo regolarla in base alle mie caratteristiche. Se non bastasse, lo sapete, a settembre mi nasce, mi nasce una bambina e il giorno esatto è il 21 settembre. Vedremo se arriverà in anticipo, se sarà puntuale o se arriverà in ritardo. Adesso bando alle ciance, si parla di nuoto. Prima però, se vi state chiedendo che cos'è questo pacco, lo scoprirete sul mio profilo Instagram Curiosoni. Allora, ora si parla di nuoto, quindi mandate via la moglie, la fidanzata, spengete il televisore, chiudetevi in casa perché vi darò 5 regole d'oro per massimizzare al meglio la vostra prestazione in acqua. Prima regola, fondamentale ma allo stesso tempo semplicissima: ogni movimento del braccio e della mano nell'acqua deve essere appreso da lento a veloce. Può sembrare una sciocchezza, ma se non seguite questa regola non imparerete mai bene il movimento e in uno sport come il nuoto, in cui la tecnica è fondamentale, non riuscirete mai ad avere prestazioni ottimali. Seconda regola importantissima: il nuotatore deve imparare a sentire e a percepire l'acqua. Come si fa? Allora, per prima cosa dobbiamo imparare a sbagliare, perché sbagliando riusciamo a capire cosa non dobbiamo fare. Una volta che abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, possiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare. Questo meccanismo a che cosa serve? Serve per eliminare tutti i meccanismi sbagliati. Impariamo a sbagliare in modo che il nostro cervello capisca che quel movimento non va bene. Quindi il nostro cervello non lo farà, ma si concentrerà soltanto su quei movimenti da fare e che sono corretti. Impariamo quindi la tecnica e a percepire l'acqua prima di nuotare veloce. Chiaro? Bravo! Terza regola: la prima parte del braccio che entra in trazione sono le dita. Dita, palmo, polso fermo, avambraccio e braccio. Ci deve essere questa progressività. Questo è fondamentale ed è la logica conseguenza della regola numero 2. Quarta regola: dovete essere idrodinamici. Per essere idrodinamici la testa deve essere tenuta sotto il pelo dell'acqua e le natiche leggermente in alto. Se la testa si alza, le natiche si abbassano e questo crea una resistenza enorme che ovviamente si oppone al vostro moto e che vi fa durare più fatica e vi fa andare sicuramente più piano. Quindi assetto perfetto e soprattutto grande senso idrodinamico. Quinta regola: nello stile, e parlo soltanto dello stile perché per gli altri ovviamente ci sono anche altre regole, ma facendo triathlon noi ci preoccuperemo solo dello stile libero. Quindi, quinta regola, i fianchi nello stile libero, ma questo vale anche nel dorso, devono anticipare il movimento di trazione dell'arto ruotando leggermente, ok? Quindi, quinta regola, i fianchi devono ruotare prima che inizi il movimento di trazione delle braccia. Bene ragazzi, sono 5 regole fondamentali. Questi sono i vostri pilastri, il vostro basamento per costruire pian piano una prestazione sempre giorno dopo giorno più ottimale. Quindi ragazzi, se seguirete queste 5 regole vi troverete sicuramente bene. Non ce ne sono altre di così fondamentali, le altre invece sono più specifiche per i vari settori di ogni singolo stile. Bene ragazzi, per oggi direi che è tutto. Se seguite queste 5 regole prima o poi ci troveremo alle Olimpiadi. Scherzo, ma me lo auguro tanto per voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Se volete sapere cos'è questo fantastico pacco, vi aspetto sul mio profilo Instagram. Per tutto il resto, buon allenamento e alla prossima. Ciao!